bisogno di americani qua sotto che stanno tenendo. Ma ragazzi, Ana! Siamo davanti bene, no. Siamo davanti più di una vacca! Siamo davanti! No, no! Tu puoi tifare, io non posso, io sono timido, sta zitta! Dai che vinciamo, ragazzi, non è possibile! Dai, Laziana! Fare gli auguri da nessuno, lo volevo. Volevo che i miei compagni in barca mi regalassero questa vittoria. Me l'hanno regalata. Vi ringrazio, ringrazio tutti voi. È incredibile, è sembrato quasi che veramente fosse più facile del previsto. Ma infatti è stato facilissimo, abbiamo faticato per niente. Solo abbiamo tirato la morte, guardando nulla, solo pensando all'arrivo e a tutti quanti, anche le altre squadre, che comunque ci hanno fatto in bocca al lupo. È stata veramente un'Olimpiade di tutti quanti insieme, forse anche questo ci ha dato la tranquillità di fare una così bella prestazione. La gara perfetta. Sì, la gara perfetta oggi, sì. Sono emozionato. Raccontaci la gara. Io con la mascherina, l'unica che mi ha fatto vivere la gara è stato il timoniere, veramente. E poi i compagni mi hanno consentito completamente. La capovoca è stata stupenda oggi. Poi gli altri, Luca, sono venuto per il compleanno, la Paola per l'impegno e tutto il team e i parenti. Grazie amici e tutti, non c'è nient'altro da dire ragazzi, ce la faccio più. Sono stati difficilissimi i 3 anni per preparare questa gara. Oggi continuavo a remare e dire non può essere così facile, è vero, oggi dicevo non può essere così facile. Sono stati difficili 3 anni a preparare questa gara. Quando avete capito che l'uovo era vostro? Qua. E non ci abbiamo mai pensato un minuto prima. Sognavamo, però la consapevolezza è un'altra cosa. Canottaggio al debutto, che emozione l'oro? L'oro è una cosa immensa, è una cosa che si desidera tantissimo e si lavora, si lavora, si lavora, si lavora fino ad arrivare a questo appuntamento e poi quando sei qui a questo appuntamento sei in partenza e dici Graziana, decisa, forte e decisa, poi come va va, tu fai la tua e come va va. Poi come diceva il Daniele, io vivo con le parole che mi dice il timoniere, perché io ho la mascherina, sono una non vedente, per cui quando Alessandro ha cominciato a dire siamo i primi, non ci prendono, io invece quando le assicuro mi veniva da vomitare, ho detto Graziana tieni i vomiti, quando sei arrivata non ce la facevo più, ma ci siamo arrivati. Con loro è la prima Olimpiade, ho fatto tre mondiali, Eton, Inghilterra e Monaco. L'anno scorso siamo andati vicinissimi alla medaglia, per un pelo, per 6 centesimi di secondo l'abbiamo persa e quest'anno invece ci abbiamo creduto tutti e quattro, dalla prima all'ultima parata e ce l'abbiamo fatta.